qui alla presentazione della classe C nuova generazione, un modello che subisce delle grandi evoluzioni rispetto al modello che è appena uscito di produzione. Questa macchina ha, pensate, ben 6500 modifiche rispetto al modello precedente, che riguardano tutta la macchina complessivamente, quindi la parte estetica, alcuni dettagli degli esterni, gli interni, gli accoppiamenti dei colori, i nuovi fari a LED, la nuova strumentazione digitale, virtuale, è simile nel concetto a quella che è stata già introdotta sulla classe E e sulla classe S. E soprattutto anche i sistemi di gestione della guida, di guida assistita, perché su questa automobile ci sono tutte le ultime innovazioni di Mercedes-Benz. Quindi la macchina è intelligente, si accorge prima e meglio di noi di quello che sta avvenendo. Pensate che nella guida assistita, quando abbiamo il regolatore di velocità impostato a una determinata velocità, la macchina non soltanto curva, frena e accelera, ma se stiamo per arrivare in un rondò si accorge, perché lo legge dal navigatore e lo vede dalle telecamere, e rallenta automaticamente la velocità e ci aiuta nell'impostazione della curva. Ma la grande novità, la cosa più importante di questa nuova generazione della classe C, sono i motori, che sono una rivoluzione. Due parecchi motori, diesel e benzina, tutti completamente nuovi, compreso anche una nuova unità 43 AMG ultrapotente a 390 cavalli. Ma quali sono? Intanto, che hanno di così rivoluzionario? Perché in realtà azzerano praticamente quelli che sono i livelli delle emissioni inquinanti. Saranno coerenti, compatibili con le nuove normative molto severe che entreranno in vigore nei prossimi anni, quindi l'Euro 6D Temp, ma anche per alcuni elementi con l'Euro 6D. Ma non soltanto sono coerenti con queste normative, ma in realtà battono in particolare i valori dell'NOx per il diesel a livelli incredibilmente bassi. Pensate che siamo tra 40 e 60 microgrammi di NOx, quando i limiti saranno 168 e poi 120. Quindi una garanzia che queste automobili saranno aggiornate, saranno up to date ancora per tantissimi anni. Scelgo di parlarvi della classe C 43 AMG, ovvero la versione più sportiva che oggi abbiamo la possibilità di guidare. Rispetto al modello che tra le altre cose abbiamo recentemente provato in vista con il nostro amico youtuber Nasca, i cavalli sono aumentati, si passa dai 367 ai 390. Come nelle altre versioni, anche nella variante più sportiva ci sono tutti i dettagli che caratterizzano questo nuovo restyling. Beh, comunque quando si parla di AMG si parla di prestazione e di piacere di guida. Beh, questa classe C Coupé offre un bel mix tra piacere di guida e velocità. Certo, forse non è l'AMG più cattiva e più rabbiosa, e forse che siamo abituati anche a guidare, questa è un AMG che possiamo dire più tranquilla. Certo, i cavalli sono tanti, la potenza è più che sufficiente per divertirsi, però se vi aspettate quella brutalità e quella forza della C63, di certo qui non la trovate. È un'ottima vettura per fare lunghi viaggi, anche per divertirsi tra le curve, anche se c'è tanta elettronica che forse la tiene un po' troppo imbrigliata. Ci piacerebbe guidarla un attimino più libera. Il cambio a 9 marce è veloce, bisogna saperlo, bisogna imparare ad utilizzarlo, soprattutto quando si arriva verso il limitatore. Questo perché? Perché se si perde l'attimo di cambiata corretto, si rischia purtroppo di perdere l'attimo giusto, e la macchina, la vettura ovviamente si blocca, la marcia non entra, e quindi insomma bisogna un po' prenderci la mano. Per quanto riguarda l'assetto e l'handling di guida, soprattutto nelle curve, la C63 si comporta bene. La versione che stiamo provando è anche dotata dei cerchi da 19 pollici, che questo l'aiutano ad avere un'impronta a terra davvero importante. Però una delle cose più belle che hanno tutte le AMG, anche questa qui che ricordiamo è la più piccola della famiglia AMG disponibile per la classe G, è sicuramente il suono. Una volta premuto il bottone magico dell'apertura degli scarichi, beh,
il suono è questo. Oh, è bellissimo. Una particolarità dell'MG che a me personalmente piace molto è quel mix tra la sportività e comunque quella dose di adrenalina che è nel DNA di AMG, senza però togliere l'inconfondibile comfort che è nel DNA di tutte le Mercedes. Quindi sono vetture che riescono a coniugare una sportività ma anche un comfort di guida che di cui queste auto non possono fare assolutamente a meno. La cosa bella di questa presentazione della nuova classe C è la location. Siamo atterrati in Lussemburgo, però adesso siamo lungo le strade tedesche. In Germania le autostrade, come sapete, hanno una caratteristica: non ci sono limiti di velocità.